10 anni di reclusione ad Alfredo Romeo e oltre 50 anni per altri 7 indagati per lo scandalo Global Service sugli appalti al Comune di Napoli. E quanto hanno chiesto i PM D'Onofrio, Falcone e Filippelli al termine della requisitoria nel rito abbreviato che si celebra nel bunker di Poggioreale? Oltre 10 anni per Romeo, considerato dai PM il grande regista della corruzione, chiesti anche la confisca dei beni sotto sequestro, proprio perché potrebbero essere utilizzati per aggiudicarsi illecitamente ulteriori appalti e l'interdizione per 3 anni della contrattazione con la pubblica amministrazione. I PN che hanno parlato di miracolo Romeo per la capacità dell'immobiliarista di prevedere gli appalti che il Comune avrebbe fatto hanno inoltre chiesto 6 anni di reclusione per gli ex assessori al Comune di Napoli Giuseppe Gambale, Ferdinando Di Mezza ed Enrico Cardillo e 5 anni e 8 mesi per l'altro ex assessore Felice Laudadio. Le pesanti richieste dei pubblici ministeri riguardano anche gli altri protagonisti della vicenda Appaltopoli e così 7 anni di reclusione sono stati chiesti per la segretaria di Romeo Paola Grittani, 6 anni e 8 mesi per il docente universitario Guido Russo, 3 anni sono stati chiesti per l'ex provveditore alle opere pubbliche della Campania e del Molise Mario Mautone, nei cui confronti è stata proposta anche l'interdizione per 5 anni dei pubblici uffici, 2 anni e 8 mesi per Vincenzo Salzano, dirigente del Comune di Napoli, 6 anni e 8 mesi per Antonio Pugliese, ex vicepresidente della provincia di Napoli, 2 anni e 8 mesi per Luigi Piscitelli, funzionario del Comune di Napoli, 1 anno e 4 mesi per l'imprenditore Biagio Vallefuoco. Il processo che si svolge davanti al GUP Enrico Campoli riprenderà con le arringhe difensive il 22 giugno prossimo, il 5 ottobre la sentenza. L'accusa principale contestata a diversi imputati è di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'aste alla corruzione.